Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Luca Enter TV. Oggi siamo qui per il settimo episodio di pronostici di serie stagione 2. Oggi siamo qui per andare a pronosticare assieme le partite della settima giornata di Serie A 24-25, giornata interessante in cui ci sono, diciamo, delle partite tranquille, non ci sono big match, ma ci sono delle partite che possono diventare delle partite trappola, quindi ci sono delle partite che possono mettere in difficoltà le avversarie. Quindi è una giornata interessante da andare a pronosticare. Ovviamente vi ricordo che voi siete una parte fondamentale di questa serie ed è fondamentale anche che voi partecipiate sotto nei commenti scrivendomi le partite, i pronostici delle partite che volete oppure della vostra squadra del cuore. Io le leggerò molto volentieri e vi metterò anche un cuoricino se il pronostico mi piace molto. Quindi, detto questo, diciamo che possiamo partire con Napoli, Como. Allora, partita molto molto abbordabile per gli uomini di Antonio Conte. Il Como si è rialzato, ha fatto due vittorie nelle ultime due partite, sta aumentando i giri del motore, però il Napoli è nettamente superiore e secondo me, giocando anche in casa, il Napoli strapazzerà, secondo me, il Como. 3-1 il risultato finale, giocatori chiave Kvaratskhelia e il belga psicopatico, gol e assist per Kvara, gol o assist e gol per il belga psicopatico. Passiamo a Verona-Venezia. Allora, il Venezia si è preso una sconfitta immeritata, secondo me, contro la Roma, perché la Venezia meritava di fare un punto almeno contro la Roma, invece è stata brutalmente sconfitta con il gol di Pisilli e di Cristante su deviazione. Verona invece più o meno sta andando anche lei non benissimo, era partita abbastanza bene, adesso sta un po' avendo grosse difficoltà. Secondo me è una partita che può essere molto equilibrata tra le due squadre e secondo me un pareggio è il risultato più possibile, diciamo, con più probabilità che venga fuori. Giocatori chiave poi Ampalo e Ciacciona, scusate ragazzi, pronuncia Ciacciona del Verona. Giocatori chiave gol o assist per tutti e due. Udinese-Lecce. Allora, anche qua è una partita in cui l'Udinese deve rialzarsi dopo la sconfitta, comunque una sconfitta che ci può stare contro l'Inter. Mentre Lecce anche lì si deve rialzare dopo la sconfitta contro il Milan. Contro l'Udinese in casa però non è facile per il Lecce e secondo me alla fine il Lecce la perde. Quindi 2-1 secondo me per l'Udinese, giocatori chiave Lucca e Gaspar, perché secondo me sono due giocatori, soprattutto Lucca è un giocatore che può fare tanti gol, l'ha fatto anche contro l'Inter, quindi gol o assist per i due giocatori. Poi, passando ad Atalanta-Genoa, allora l'Atalanta si sta rialzando dopo l'inizio un po' a tentoni, ha vinto l'ultima partita, ha pareggiato l'ultima partita contro il Bologna e ha vinto la partita in Champions contro lo Shakhtar con una bella performance. Secondo me l'Atalanta è nettamente superiore, il Genoa è in un momento di crisi veramente complicato e secondo me questo deve approfittarne l'Atalanta e vincere la partita. Quindi 2-0 secondo me per la squadra di Gasperini, giocatori chiave Lookman e Samardzic, gol o assist per tutti e due. Inter-Torino, partita trappola, quindi cari interisti non fatevi ingannare dalla partita, è un Inter Torino, quindi si gioca a San Siro, ma affrontiamo un Torino che è molto molto complicato. Il Torino di Vanoli è una squadra che ha messo in difficoltà tante big, il Milan, la Lazio, è una squadra che è partita fortissimo quest'anno e bisogna fare la massima attenzione, non bisogna fare troppi errori, soprattutto in difesa, bisogna essere concentrati. Però il Torino è anche una squadra che il gol ne prende. Non è una squadra, diciamo, che ha una difesa inespugnabile. Nell'ultima partita ne ha presi 3. Nell'ultima partita, diciamo, sta subendo tanti gol, però li sa anche fare. Quindi, secondo me, deve essere l'opportunità per l'Inter di dimostrare di avere una compattezza difensiva e una buona ottimizzazione delle azioni. Quindi secondo me finisce 3-1 per l'Inter, giocatori chiave Thuram e Frattesi, gol o assist per tutti e due. Cagliari-Juventus. Allora, la Juventus purtroppo arriva
dall'infortunio di Bremer e Nico Gonzalez, due infortuni che comunque tolgono tanto alla Juventus, soprattutto quello di Bremer. Speriamo che possa tornare il più presto possibile, perché non si augura mai il male a nessun giocatore, anche se veste altre maglie. Questo non bisogna sempre essere rispettosi per quanto riguarda gli infortuni altrui. Però secondo me alla fine, ragazzi, la Juve la spunta 2-0. Giocatori chiave Kop Meiners e McKennie, perché sono due giocatori che sono ancora a secco, e contro il Cagliari, che difensivamente non è impeccabile, i due giocatori centrocampisti della Juve hanno l'opportunità di fare gol o assist. Quindi gol o assist per tutti e due. Lazio-Empoli, partita, attenzione cari laziali, a non fare l'errore che ha fatto la Roma. Non sottovalutate questo Empoli, perché questo Empoli è partito come il Torino. Una partita, un inizio di stagione veramente ottimo per la squadra toscana, che rischia, diciamo, la Lazio può rischiare contro l'Empoli. Non è una squadra comunque che scarsa l'Empoli, una squadra che ha messo in difficoltà tante big fino ad oggi, e la Lazio deve stare attenta. Però nelle ultime prestazioni la Lazio mi ha convinto molto, contro il Torino, contro il Nizza 4-1, contro il Dinamo Kiev 3-0. È comunque una squadra che Baroni la sta allenando bene, ha dei buoni giocatori, non sono dei campioni, ma sono dei buoni giocatori. Baroni sta riuscendo a creare un gioco interessante, e secondo me la Lazio batterà l'Empoli 2-1 per 2-1 per la Lazio. Giocatori chiave Dia, perché Dia è in uno stato di grazia incredibile in questo periodo, e quindi secondo me purgherà anche l'Empoli. Passiamo a Bologna-Parma. Allora, Bologna-Parma. Il Bologna ha la possibilità di ottenere dei punti non facili, però per la dimensione che ha il Bologna possono essere dei punti semplici sulla carta. Però la partita in realtà non è così facile, perché il Parma è un avversario tosto, che è vero, dopo la vittoria con il Milan non è riuscita a dare continuità, però ha dato continuità sul campo, quindi ha un bel gioco, sa fare gol, però purtroppo ne subisce troppi. Il Parma è una squadra che è molto pericolosa davanti, però dietro scricchiola molto, e quindi il Bologna può approfittarne. Quindi 2-1 secondo me il risultato finale tra Bologna e Parma. Giocatori chiave Orsolini e Bonny, giocatori chiave, quindi gol o assist per tutti e due. Monza-Roma, terza partita trappola, perché secondo me la Roma, dopo la sconfitta con l'Herborg, la mezza vittoria contro il Venezia, sta attraversando un momento di difficoltà, e il Monza è l'ultima squadra che devi affrontare quando sei in questi periodi, perché il Monza è una squadra che ti fa giocare male, è una squadra che ti mette, che si mette dietro, si mette coperta e non ti lascia tirare in porta, come è successo contro l'Inter, e poi ti riparte. Quindi la Roma può subire il Parma, e secondo me oltre il pareggio a Monza non si andrà. Quindi 1-1 tra Monza e Parma. Giocatori chiave Dybala e Mancini e Maldini, perché secondo me Dybala è il giocatore che deve portare la Roma fuori da questo tunnel di difficoltà, e Maldini è il faro del Monza, giocatore che comunque sta facendo un grandissimo inizio stagione, e secondo me può purgare la Roma, quindi gol o assist per tutti e due. Poi passiamo all'ultima partita di giornata, che è Fiorentina-Milan, quindi la partita degli ex, quindi Adli contro la Fiorentina, contro il Milan, e quindi magari il gol dell'ex arriverà. Allora, la Fiorentina arriva da una bella vittoria in Conference League 2-0 contro la squadra del Galles, se non mi sbaglio, non mi ricordo il nome, e viene dal pareggio, se non sbaglio, contro l'Empoli in campionato. Il Milan invece viene da una sconfitta con il Leverkusen, che comunque meritava, non meritava, ma c'era un rigore, quindi ci sarebbe dovuto essere il pareggio del Milan. Però diciamo che il Milan non mi convince tantissimo, è una squadra che comunque ha perso meritatamente con il
Leverkusen, nonostante ci fosse il rigore, perché comunque il rigore c'era, ma il Milan non ha fatto nulla per vincere la partita, o almeno ci ha provato, ma le occasioni mangiate non valgono come occasioni realizzate. Quindi il Milan alla fine ha perso giustamente la partita. E contro la Fiorentina il Milan non deve fare lo stesso errore, perché se fa gli stessi errori con la Fiorentina rischi di perderla. Però secondo me il Milan comunque contro la Fiorentina può vincere, e secondo me vincerà. Quindi 1-2 per la squadra di Paolo Fonseca, giocatori di chiave Adli e Pulisic, perché secondo me Adli, l'ex, purgherà il Milan e farà rosicare ancora di più i milanisti, che la loro dirigenza ha preferito mandare via Adli che tenerlo, come stessa cosa vale per Kalulu. Quindi Adli e Pulisic, e qua si va gol e assist per tutti e due ovviamente. E qua si va a concludere il settimo episodio dei pronostici di serie. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e ovviamente ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi, grazie nuovamente per il supporto che state dando al canale, soprattutto nell'ultimo periodo stiamo raggiungendo dei numeri veramente importanti ed è solo merito vostro se stiamo raggiungendo questi numeri, perché voi siete il motore di questo canale, quindi vi devo veramente ringraziare di cuore. Senza di voi questo canale non esisterebbe. Quindi vi devo solamente ringraziare a voi. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un mi piace, condividete questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, che sono 4 gesti semplicissimi, gratuiti, e aiutate il canale a crescere. Noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi!